Questa sera sempre in compagnia del grandissimo Francuccio Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, alla regia Matteo Salani che interloquirà con voi via tutte le chat possibili e immaginabili. Allora, cosa stiamo a fare questa sera? Questa sera è la seconda puntata di questo bellissimo documento che voi potete scaricare nel link appositamente inserito nel Meetup. E di cosa ci occuperemo? Ci occuperemo della seconda parte di questo splendido documento e l'abbiamo chiamata Una cura per il debito. Perché l'abbiamo chiamata Una cura per il debito? Perché mentre la diagnosi sembra in qualche maniera far, diciamo, confluire, diciamo, il consenso da parte di molti economisti che adesso andrò immeritatamente a sintetizzare sotto il controllo sempre attento e preciso di Franco, per quanto riguarda invece la cura di questa malattia, diciamo, come si dice, le ipotesi, le teorie sono diverse. Questa sera quindi ci concentreremo sulla, diciamo, sulla proposta di questo nuovo modello di sviluppo e seguendo sempre questo splendido documento passo per passo a partire dalla slide C1, che si intitola Moneta, sfiducia comune, e già lì entreremo nel vivo della questione, come si dice nei telefilm e nelle varie fiction che imperterrite vanno nella nostra televisione di Stato e non solo, facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente, come dicono gli americani, previously on comprendere per decidere. Allora, abbiamo analizzato la storia di come si è formato questo immenso mare di debiti che oscilla sempre intorno ai 2.000 miliardi. In una sintesi estremamente sintetica, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa cosa esplode nel 1980 e per 30 anni cresce esponenzialmente, a seguito inizialmente di altissimi costi, del denaro, che in qualche maniera erano pilotati dalla politica dello scudo spaziale fatta da Reagan, che quindi per finanziare chiedeva capitali e quindi per essere in concorrenza con i capitali americani, i tassi di interesse che lo Stato italiano doveva pagare erano altissimi. Il bilancio primario, cioè la parte che diciamo lo Stato, tu Franco, controllami e correggimi Vai, se vai. dico No, delle fesserie, perché voglio vedere se ho capito. no. La parte, diciamo, prima dell'avanzo primario, cioè quello che resta dopo aver incassato tutte le tasse e contributi, aver pagato lo Stato sociale, carabinieri, comuni, eccetera, eccetera, il funzionamento della macchina statale è più o meno stato positivo in questi 30 anni, però la massa debitoria che ci incombeva e gli interessi quindi che dovevamo pagare erano assolutamente superiori a queste entrate. Questo cosa ha comportato? Che ogni volta per finanziare, quindi per pagare gli interessi che avevamo accumulato, abbiamo dovuto fare altro debito e in questa spirale negativa siamo arrivati oggi a 2.000 e rotti miliardi. Che dici, Franco? Riassunto in maniera chiara? Esatto, sei bravissimo, sei bravissimo. Sei troppo gentile. Dopo mi dai il ribac che ti mando il contributo che avevamo stabilito prima, perché oggi, allora, quindi a questo punto, se non ci sono domande in chat, Teo, per quanto riguarda la puntata precedente, mi confermi, puoi sempre intervenire vocalmente. Adesso la chat è E la silente chat per è adesso. silente, cioè quanti siamo collegati? Attualmente 9 fantastici spettatori. 9, 9, ma possiamo, attenzione, possiamo solo crescere. Peggio di 9 non possiamo andare, perché ormai abbiamo picchi intorno ai 20, 22, dicono sì anche 40 persone. Ma normalmente i nostri telespettatori sanno che non siamo mai puntuali, quindi ce la sono presa con comodo. Quindi abbiamo fatto questo piccolo resumé per questi 9 fedelissimi che ci stanno seguendo. Allora io andrei, se tu sei d'accordo, caro Teo, alla C1, che è già un piccolo cauchemar, come dicono qui in Francia, un piccolo incubo, perché all'apparenza questa slide, a me personalmente quando l'ho vista, sembra chiara perché c'è un bellissimo schema, solo che
francamente io non riesco a diciamo a capirlo bene. Quindi ce lo puoi, carissimo Franco, spiegare bene cosa significa questa slide e soprattutto con, diciamo, con un focus su questo, diciamo, grafichino che gira intorno. Sì, dunque questa pagina vuole un pochino illustrare la paura nella quale è nata la moneta unica europea, l'euro, nato per ragioni le più disparate, senza dimenticare mai che questa Europa è nata come un'Europa al servizio delle banche e dei mercati. Questo dobbiamo averlo sempre ben presente. In questa logica, la moneta unica, a mio parere, si iscrive come un'esigenza, dei forti e quindi soprattutto delle imprese più grandi europee di poter finalmente avere la possibilità di poter collocare le proprie merci con ancora più facilità rispetto al fatto di avere finalmente, tolte tutti i dazi doganali, ma il fatto di poter disporre di una moneta unica, questo facilita ulteriormente la possibilità di poter collocare le proprie merci in tutto il continente. A cui si aggiunge anche un altro tipo di interesse che naturalmente è quello bancario. Allora ecco, le ragioni per cui si giunge poi nel 2000, 2002 ad introdurre fattivamente la moneta unica, ma è un processo che è iniziato molto prima, insomma già dagli anni 80 si cominciava a parlare appunto dell'introduzione della moneta unica. Ecco, questa moneta nasce in un contesto particolare e il contesto particolare si chiama paura di generare inflazione. Diciamo che questa è così, se vogliamo, anche un pochino il peccato originale sotto cui nasce l'euro. Nasce con questa paura. Si adotta una moneta unica, ma però l'obiettivo primario che vogliamo salvaguardare è quello di impedire che si generi inflazione. Allora, Ecco, prima di questo. l'inflazione, perdonami, qui l'inflazione sappiamo che è uno dei, diciamo, dei terrori più grandi della Germania. La Germania che l'inflazione la vede come il vampiro dell'aglio. Come un diavolo, sicuramente. Insomma, ancora, ci sono varie ragioni per cui ecco, l'inflazione viene vista con particolare spavento. Probabilmente la Germania si porta anche dietro questo ricordo catastrofico della Repubblica di Weimar. Che fu un fenomeno che si verificò subito dopo la prima guerra mondiale, dove l'inflazione viaggiava nell'ordine dei milioni per cento, quindi ecco, era un caso veramente eccezionale. Ma al di là di tutto, ecco, diciamo che per una ragione o l'altra, questa è stata sempre la condizione che in tutti i modi si voleva far rispettare alla moneta unica nascente, e quindi tutta l'impostazione, tutta l'organizzazione ha seguito così questo tipo di imperativo. Allora, se non so se chi ci segue riesce a vedere così questa pagina, appunto la C1. Se così è, inviterei a seguire piuttosto che la parte centrale, la parte esterna, dove si spiega una delle ragioni per cui si vede con tanto malocchio l'inflazione. Allora, l'inflazione, che in fin dei conti significa aumento generale dei prezzi, che può naturalmente avere livelli diversi, ha un suo impatto, oltre che nella redistribuzione del reddito, nel potere d'acquisto, soprattutto così di chi ha un reddito fisso, ma poi ecco, questo si abbatte e così si ripercuote negativamente anche in chi maneggia i capitali, perché l'inflazione in qualche modo corrode i risparmi, corrode i capitali, quindi c'è una ragione per cui anche i grandi detentori di capitale vedono di malocchio l'inflazione, ma al di là di questo, ecco, c'è un primo impatto che è appunto sui rapporti commerciali con l'estero, e qui appunto si vede questa navicella. Per una ragione molto semplice, che se i prezzi interni crescono, inevitabilmente la nostra competizione con l'estero si riduce, insomma, c'è poco da fare. Se i nostri prodotti, in virtù dell'inflazione, costano più di quelli esteri, è giocoforza che chi sta all'estero compri meno dal nostro paese. E questo può avere come effetto appunto che piano piano si arriva ad uno sbilanciamento dei nostri rapporti con l'estero. A forza di vendere meno di quanto si compra, perché evidentemente anche per noi che abbiamo un processo inflazionistico in corso,
può essere interessante comprare prodotti che vengono da fuori piuttosto che privilegiare i nostri, perché costano meno, quindi comprando di più all'estero, contemporaneamente vendendo di meno all'estero, si genera uno squilibrio che porta a far sì che la nostra moneta perda di valore, perché evidentemente quando c'è uno squilibrio nei rapporti con l'estero è più la valuta estera che noi chiediamo di cambiare piuttosto che il contrario. E questo può indurre appunto ad una perdita di valore nei confronti delle altre monete, e lo capite bene, quando una propria moneta si svaluta, questo fa sì che tutto ciò che viene dall'estero costi di più, e quindi anche se recuperiamo vantaggio, nel senso che ciò che noi riusciamo a vendere costa di meno, però nell'immediato noi constatiamo che riusciamo a comprare meno prodotti dall'estero, e quindi questo in qualche modo ci può arrecare un danno. Cioè, quindi, ecco... ti interrompo un attimo. Prego. Cioè, tanto per capire, se la svalutazione in qualche maniera può, facendo, diciamo, direi, costando di meno la nostra merce, favorire le esportazioni, certo. In qualche modo però, siccome noi siamo dipendenti dall'estero per l'energia, per esempio il petrolio o materie prime, eccetera, eccetera, queste allo stesso tempo ci costano molto di più. Ci sfavorisce negli acquisti che facciamo dall'estero, insomma. E quindi in qualche maniera ci troviamo con una moneta che ha meno potere d'acquisto, no? E quindi questo non fa piacere a nessuno, disporre di una moneta che ha meno potere d'acquisto, quantunque possa avere l'effetto di favorire gli acquisti dall'estero. Ma se tutto sommato, entrando nella posizione di una Germania che già vende molto all'estero, il suo interesse non è quello di continuare ad avere una moneta che si svaluta, ma piuttosto quella di avere una moneta con un forte potere d'acquisto che gli consente di poter comprare dall'estero tutto ciò che vuole, insomma. Quindi ecco... Francesco, scusa, ti interrompo di nuovo, perché dalla chat si comincia a animare un piccolo dialogo che invece si incentra sulla figura in mezzo. Ma questo perché sostanzialmente la stampa di nuova moneta da parte degli stati e delle banche genera maggiore inflazione. Sta cominciando un brevissimo dibattito in chat, ma magari ce lo vuoi illustrare tu? Allora, intanto mi sembrava importante chiarire questo circuito esterno, per cui la paura dell'inflazione, perché ha tutta questa serie di ripercussioni nel valore della propria moneta e quindi contemporaneamente anche nei rapporti con l'estero. Positivo per quanto riguarda la possibilità di vendere di più, negativo per quanto riguarda la possibilità di comprare dall'estero, quindi si riduce il potere d'acquisto. Per varie ragioni l'euro nasce nella volontà di voler garantire il potere d'acquisto alla moneta. Allora ecco, in questo contesto si pongono i problemi, perché dovendo avere una moneta che è condivisa da più stati, bisogna che tutti gli stati siano d'accordo nel porsi questo obiettivo come obiettivo primario, e bisogna che contemporaneamente abbiano tutti un atteggiamento coerente con questa necessità di evitare che si generi inflazione. Ed è qui che entrano in gioco i bilanci pubblici, il comportamento degli stati sovrani rispetto alle proprie spese, e quello che deve essere il ruolo della banca centrale. E quindi ecco, ci spostiamo appunto nella parte centrale. Allora, noi sappiamo molto bene che quando uno Stato ha sovranità monetaria, vale a dire governa la propria moneta, quando si indebita, e può decidere di farlo anche in maniera deliberata, se nel paese ci sono determinate condizioni da un punto di vista sociale o da un punto di vista economico, ecco, se c'ha sovranità monetaria, nel senso che è il controllo del governo della propria moneta, se decide di avere un bilancio in deficit, lo può e decide anzi addirittura decide di finanziarlo proprio con la stampa di nuova moneta. Allora, questo sicuramente il finanziamento del deficit con la stampa di nuova moneta ha come effetto che l'economia nel suo insieme riceve una sorta di iniezione, riceve così una forza di spinta propulsiva, che contemporaneamente può anche accompagnarsi da un certo livello di inflazione.
Il livello di inflazione naturalmente dipende da tanti elementi, non ultimo la quantità naturalmente di moneta che si stampa, no? Ma dipende anche così dalla capacità dell'economia di avere fattori improduttivi che si possono rimettere in moto. Quindi diciamo che questo meccanismo, generazione, produzione di nuova moneta, produzione di inflazione, per quanto riguarda il suo livello, dipende da tanti aspetti e non c'è così un dato, un elemento, una connessione così automatica, almeno nei livelli possibili. Ma se si decide che assolutamente vogliamo cercare di evitare la crescita dell'inflazione anche di un livello minimo, è ovvio che quando si decide di avere una moneta unica, il primo l'aspetto che bisogna in tutti i modi cercare di evitare è quello di impedire che gli stati possano finanziare i propri deficit con la stampa di nuova moneta. E questo spiega perché la Banca Centrale Europea nasce con un obiettivo e un divieto. L'obiettivo è appunto quello di evitare di produrre inflazione, il divieto è quello di prestare direttamente agli stati proprio per impedire che ci possa essere questo tipo di connessione. Chiaramente la stampa di nuova moneta non è l'unica causa di una possibile inflazione. Ci possono essere, ad No, 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 esempio, no, sono tante, no, no. Ah, l'eccesso certo. di domanda che Ah, può. certo, può essere anche un'inflazione che viene proprio importata dall'estero, insomma, lo Certo. sappiamo molto bene, se aumenta il prezzo del petrolio Delle materie che è prime, una materia prima esattamente. importante, è chiaro che poi questo si trasmette così al prezzo di tutti gli altri prodotti, quindi ecco, stiamo parlando soltanto di questo tipo di inflazione, ma non è che questa vuole essere una serata dove si fa la lezione su tutte le cause possibili di inflazione. Sappiamo che Dio ce ne una causa scampi. possibile è anche questa, no? E quindi nel momento in cui l'Europa ha deciso di dotarsi di una moneta unica, ha voluto cercare di evitare il rischio di generare inflazione per questa via. E naturalmente era una via che controllava e quindi poi ha assunto certe decisioni. Ok, ci sono domande in chat, Teo, su questa slide? Le abbiamo esaurite, Molto con bene. questo ultimo commento, in effetti. Perfetto, a questo punto quindi possiamo passare alla slide 2, quindi sotto diciamo l'incubo dell'inflazione nasce la moneta unica e a questo punto nasce di fatto anche una banca. Certo, nasce la Banca Centrale Europea alla quale viene affidato il governo dell'euro, proprio con, come si diceva prima, con questo mandato di non generare inflazione. Questo è proprio l'unico obiettivo che viene attribuito alla Banca Centrale Europea, ponendo subito dopo il divieto. Per raggiungere questo obiettivo bisogna solamente impedire che la Banca Centrale Europea possa prestare direttamente agli Stati. Quindi questo è l'unico divieto che la Banca Centrale ha. Allora ecco, per tutto questo naturalmente fa sì che si è creato un sistema bancario che accudisce, che governa l'euro, che è totalmente fuori dal controllo politico, quantunque se guardiamo così come è composto il governo della Banca Centrale, notiamo che ci sono dei soggetti che sono anche nominati dal Consiglio d'Europa, però poi in realtà il corpo che governa la banca è formato dall'insieme dei banchieri centrali dei 17 paesi dell'Eurozona, i quali banchieri centrali sono a loro volta portavoce delle banche centrali nazionali che loro stessi sono espressione del sistema bancario privato nazionale. In Italia ne abbiamo una dimostrazione chiara, se andiamo a vedere chi siede nel consiglio di amministrazione e a chi appartengono le quote di capitale della Banca Centrale Italiana, della Banca d'Italia, troviamo che il grosso del pacchetto, ad esempio, è detenuto da Unicredit e troviamo giù tutte le altre banche, compreso poi anche strutture come l'INPS, quantunque poi se andiamo a vedere il potere di voto è distribuito in maniera diversa rispetto al capitale Quindi, detenuto. perdonami, quindi la Banca d'Italia non è dello Stato italiano, ma è dei privati. La Banca d'Italia è espressione del sistema bancario privato italiano. Anche qui c'è così una sorta di controllo, diciamo,
più che di controllo c'è una sorta di intromissione trasversale da parte del potere politico, perché poi alla fine il governatore della Banca d'Italia viene nominato dal governo, ma dice sentiti, no? Naturalmente il consiglio d'amministrazione della banca, insomma, quindi sappiamo come funzionano queste cose, ma è più che si sognano di nominare un governatore della Banca d'Italia che sia sgradito al consiglio d'amministrazione, quindi è più un patto formale, però da un punto di vista economico. La Banca d'Italia è una società per azioni, i cui azionisti sono le banche private. Io nelle cose che ho letto potrei sbagliarmi, ma non ci sono quote, ad esempio, del Ministero del Tesoro. No, proprio non esiste. Ci sono quote dell'INPS, per esempio, che ha comprato delle quote della Banca d'Italia. Però quindi tutto sommato è espressione del sistema bancario privato e quindi alla fine poi il corpo che governa la Banca Centrale Europea è la rappresentanza del sistema bancario privato a livello europeo. E quindi a questa struttura è stato affidato il governo dell'euro in una situazione di totale indipendenza dal potere politico. Ma non è un caso, è proprio voluto, è nato così, perché nella logica degli ideatori dell'euro questa era la salvaguardia, no, del fatto che non sarebbe mai stato prestato ai governi nazionali e quindi questo avrebbe preservato dalla creazione di inflazione. Però Ma mi tutto sembra questo. una certificazione, una sorta di certificazione, di incoronazione, più di certificazione, incoronazione del potere finanziario, cioè parole come Banca d'Italia, la parola Italia vicino a una banca che ti fa credere che sia dello Stato italiano, invece totalmente privato, banca europea, banca delle banche europee bisognerebbe Sì, chiamarla. però fin dalla loro nascita, la possibilità di battere moneta, almeno da quando è nato il sistema bancario moderno, non l'hanno avuto gli stati direttamente. Cioè noi viaggiamo secondo una logica di sovranità monetaria che non risponde alla realtà. Nei nostri stati la possibilità di battere moneta non ce l'hanno gli stati di fatto, ma ce l'hanno i sistemi bancari privati. È così in Europa. È così negli Stati Uniti, è così in Giappone. Poi ci sono accordi diversi col potere politico per cui in alcuni stati si accetta che la banca centrale assolva ad un ruolo diverso, magari di stampella nei confronti dello Stato. Però ci vuole sempre un accordo. E allora ecco, dobbiamo metterci in testa, quando parliamo di sovranità monetaria, che dobbiamo volerla in un certo contesto, dobbiamo cominciare a dire che vogliamo. Se vogliamo davvero, ecco, una sovranità monetaria dove lo Stato sia il governatore diretto della propria moneta, bisogna che ne abbia un governo diretto e quindi non deve delegarlo dal sistema bancario, sia bancario privato. Ecco, bisogna che sia il Ministero dell'Economia, il governo come tale, che può decidere di stampare moneta e quanta ne vuole stampare. Altrimenti lo può ottenere, ma solo se c'è l'accordo del sistema delle banche private, come d'altra parte esisteva in Italia prima del 1980. Fino al 1980 noi abbiamo avuto una parvenza di sovranità monetaria, nel senso che la Banca Centrale, la Banca d'Italia, accettava anche di stampare moneta quando il governo centrale ne aveva bisogno, ma lo faceva in virtù di un accordo. È bastato che cambiasse questo accordo attraverso uno scambio di lettere fra il ministro del Tesoro Andreatta e il governatore d'Italia Ciampi nel 1981 per interrompere questo tipo di servizio. E quindi noi, già quando avevamo la lira, pensavamo di essere in un paese a sovranità monetaria, ma di fatto non l'avevamo. Eravamo un pochino come la situazione attuale dell'euro, con una possibilità in più, che era quella di poter svalutare. Questo sì, l'avevamo. Invece, possibilità che oggi non abbiamo, utilizzando una moneta unica insieme ad altri 17 paesi. Qui ci vuole l'accordo di tutti, insomma. Una domanda, so che ci fermiamo un po' su questa questione della sovranità finanziaria, ma penso che questo Monetaria. approfondimento sia molto molto importante e allo stesso tempo interessante. Quindi, se a questo punto la nascita della Banca Centrale Europea sotto, diciamo, l'egida delle banche, diciamo, private, per evitare di finanziare direttamente gli stati, ha un senso politico scelto, voluto, eccetera, eccetera, francamente faccio fatica a capire
uno Stato che ha sovranità monetaria, cioè quando noi avevamo la lira, perché non eravamo noi proprietari, ma perché le banche, cioè qual è il significato? Perché se questo lo chiedo nell'ipotesi in cui si tornasse a una sovranità monetaria, che famo? Ridiamo la sovranità alle banche o ce la riprendiamo Ma direttamente? infatti bisogna avere ben chiaro questo concetto perché si può correre il rischio che siccome siamo tornati alla lira abbiamo recuperato sovranità monetaria. No, non è vero. Dipende da come viene impostato il governo della lira, perché se lo riaffidiamo al sistema bancario privato senza quell'accordo che permette di poter utilizzare la moneta anche a scopi sociali, anche per finalità di rilancio dell'economia, eccetera, eccetera, risiamo punto e da capo. Ecco, quindi questo deve essere un concetto chiaro, che non è detto che tornando alle monete nazionali automaticamente siamo nel pieno della nostra sovranità monetaria. Dipende da come appunto ci troviamo e dall'accordo, da come decidiamo di governare la moneta, insomma. Francesco, due domande secche dalla chat. La Sì. prima, diciamo, più di base, che vorrebbe capire meglio questa questione della BCE, se è effettivamente tra virgolette, azienda privata, o comunque come mai è privata? E questa era la prima domanda, e perché è privata? E invece la seconda, invece più complessa di Viola, che chiede, ma se uno Stato è effettivamente un debitore della BCE? Questo è da chiarire se sia propriamente Un detto così. debitore della BCE? Sì, esatto, non penso. Diciamo, ti faccio la domanda come è stata posta, poi eventualmente vedi tu dove sta il punto. Se lo Stato è il primo debitore della BCE, il debito pubblico è programmatico, cioè è di sistema? Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è che di fatto questa istituzione che ha riconoscimento ufficiale da parte dell'Unione Europea nasce come governo privato, quindi è espressione del sistema bancario privato incaricato di gestire autonomamente questa moneta comune che si chiama euro secondo le regole che sono state fissate dai trattati. E quindi ecco, il fatto di averla affidato ad un'entità privata terza è proprio per riuscire ad avere la garanzia che non sarà governata in modo da generare inflazione e prima di tutto non verranno mai concessi prestiti diretti agli stati. Quindi per impedire che ci fosse questa possibilità che gli stati potessero utilizzare la Banca Centrale Europea per finanziare i propri debiti, è stato deciso così di inserire questa sorta di diaframma nel mezzo che è rappresentato appunto da questo organo esterno che è governato dal sistema privato bancario europeo. Non so se è chiara la risposta. Ecco. Direi che è proprio chiaro, sì. Per quanto riguarda la seconda domanda, ossia se la Banca Centrale Europea è il primo creditore degli Stati, no, assolutamente no, nel senso che se la Banca Centrale Europea ha un divieto, questo è proprio il divieto di prestare direttamente soldi agli stati. Questo è proprio un divieto esplicito, non lo può assolutamente fare. Questo ha comportato tutta una serie di problemi recentemente, proprio per la difesa, per la difesa dell'euro. Perché? Perché dal momento che c'erano alcuni paesi che avevano un bilancio estremamente traballante, che erano sotto attacco da parte dei mercati, e che correvano il grosso rischio di essere costretti ad uscire dall'euro, questo poi alla fine faceva sì che il contagio passasse così da una sfiducia nel singolo paese a una sfiducia verso tutto l'euro, perché se un paese come la Grecia se ne viene via dalla moneta unica europea, tutti cominciano a chiedersi: ma l'euro potrà reggere in questa situazione? Quindi comincia ad ingenerarsi una sfiducia nei confronti della moneta unica che lo può veramente esporre a quel punto agli attacchi speculativi al ribasso, come succede nel caso nei confronti dei titoli di Stato. Questa è la ragione per cui la Banca Centrale Europea, quando si è accorta che c'erano alcuni Stati che appunto rischiavano in qualche modo di trasmettere il loro contagio all'euro, hanno dovuto chiedersi:
che cosa fare per proteggere l'euro. Ed hanno capito che se volevano proteggere l'euro, dovevano in qualche modo proteggere anche i titoli di Stato dei paesi più indebitati, che maggiormente erano sotto attacco dei mercati. Allora, in una situazione normale, la Banca Centrale che cosa avrebbe potuto fare per salvaguardare gli Stati che erano sotto attacco? Avrebbe potuto decidere di comprare lui stesso i titoli che vengono messi sul mercato da parte degli Stati. Ma non potendolo fare, perché c'è questo divieto tassativo dentro ai trattati dell'Unione Europea, c'ha una manovra di riserva che è quella di comprare i titoli del debito pubblico sul mercato secondario. Questo lo può fare. E cioè, lo può fare... Perdonami, cioè... Non li può comprare direttamente, questo è un po' ipocrita, mi perdoni, però è un po' ipocrita. Non li può comprare direttamente, li può comprare sul mercato secondario, tant'è che quando poi Draghi è venuto fuori qualche mese fa dicendo faremo di tutto ciò che c'è da fare per difendere appunto l'euro, no? Faceva intendere che nel caso in cui i titoli di Stato di alcuni paesi fossero stati messi sotto attacco, qualora lo Stato interessato lo avesse richiesto, potevano anche decidere di intervenire massicciamente per cercare di porre una sorta di muro di fuoco affinché la speculazione non potesse avere il suo effetto. Perdonami, io non è che sono un giornalista finanziario, non un economista, però per me non è che a buon senso non c'è grande differenza tra acquistare direttamente un titolo di Stato e comprarlo sul mercato secondario. Compro un titolo di Stato. La differenza c'è. Qual è? Che se lo compri direttamente puoi anche decidere di comprarlo stampando nuova moneta, lo puoi fare. Se lo compri quando il titolo è già stato comprato da qualcun altro e lo compri soltanto per fare un'operazione di difesa, magari appunto di protezione di un altro, di un titolo di Stato che è sotto attacco, non necessariamente devi stampare nuova moneta. Anzi, quello che aveva detto Draghi è che noi faremo un'operazione per cui tutto ciò che utilizziamo per proteggere i titoli di Stato che sono sotto attacco lo faremo vendendo contemporaneamente altri titoli che abbiamo nel cassetto, in modo da recuperare la liquidità necessaria per poter fare questo tipo di operazione. Vabbè, ma perdonami, questo puoi farlo anche con i titoli nel mercato primario, cioè io vendo degli asset che ho da una parte e prendo i soldi lì. Se il problema è non stappare i soldi, non riesco a capire perché se io non stampando soldi non posso comprare un titolo di Stato direttamente, ma posso comprarlo sul mercato secondario. Allora sono i soldi, cioè però, stampare moneta. Però i paesi che fanno parte dell'euro sono 17. Se tutti e 17 cominciano ad avere dei deficit, che ad esempio sono a livello greco del 10%, e beh, qui di soldi da cacciare fuori ce ne sono veramente tanti. Cioè se entri nella logica dell'impedire la creazione di inflazione, no? Credo che una sua giustificazione ci possa essere. Il problema è un altro, che dobbiamo governare la moneta con una logica di tipo sociale, quindi tenendo conto della situazione della disoccupazione che abbiamo, dello stato in cui versa l'economia, eccetera eccetera, quindi mantenersi questa possibilità, insomma, no? Però ecco, evidentemente da un punto di vista tecnico, no, in un caso hanno ravvisato il pericolo, nell'altro invece hanno ravvisato la possibilità di poter svolgere questo tipo di operazione di difesa senza incorrere nel rischio di dover stampare nuova moneta. Quantunque la Banca Centrale Europea ha la possibilità in maniera autonoma di stampare moneta fresca. Ad esempio si sa che recentemente hanno garantito prestiti per 3 anni al sistema bancario europeo fino a 1.000 miliardi di euro, no? E soldi che poi le banche devono restituire nel giro di 3 anni, insomma. E tutti dicono che questa è stata un'altra manovra per cercare in qualche maniera di venire in soccorso agli stati che avevano bisogno di soldi. Naturalmente, non potendolo fare direttamente, la Banca Centrale ha dato i soldi
al sistema bancario privato, il quale a sua volta ha comprato i titoli di Stato, con una differenza enorme per quanto riguarda poi così, la condizione dei cittadini, che se la Banca Centrale Europea avesse comprato direttamente i titoli di Stato dei governi, i governi avrebbero pagato l'1% o anche meno. In quest'altro modo hanno pagato alle banche il 4 o il 5%, quindi il sistema bancario naturalmente ci ha guadagnato. Quindi è chiaro che tutto il sistema è pensato per favorire il sistema bancario privato. Su questo non ci piove, cioè i governi sono i nemici. Questa è tutta l'assurdità dell'impostazione, insomma, no? Non è un sistema bancario amico. Sono venduti, perdonami, sono venduti come nemici, ma in questo modo permettono alle banche di mungere i governi, perché con il semplice passaggio di denaro, senz'altro continuano ad essere... Da BCE 0,75 a titoli di Stato a 4%, la banca senza fare una mazza, prendendo i soldi e girandoli, prende 3 punti. Ma questo non vale, attenzione, questo non vale soltanto per il governo centrale, vale anche per tutti i cittadini, vale anche per le imprese. Cioè, perché avendo messo in piedi un sistema dove il governo della moneta è affidato al sistema bancario, di fatto quello è l'unico canale che abbiamo deciso di utilizzare per immettere nel circuito nuova moneta. Cioè, la banca centrale non è stupida, se si accorge che per una ragione qualsiasi, magari perché è aumentato il PIL, magari che so io, perché appunto il giro di affari si è accresciuto, che la quantità di liquidità esistente non è sufficiente, che c'è bisogno di immetterla, l'unico canale possibile esistente per immettere liquidità nel sistema è quello del sistema bancario, vale a dire che i cittadini, le imprese vanno in banca e chiedono un prestito al tasso di interesse che decide la banca. Se invece la moneta fosse governata direttamente dal governo, ci sarebbero altri canali che sono totalmente gratuiti per poter immettere moneta nel circuito, e questo canale si chiama appunto indebitamento temporaneo. Ad esempio, posso, tastando il polso al sistema, mi rendo conto che c'è bisogno di pompargli dentro perché sennò si inceppa, che so io, 500 miliardi di euro, lo posso fare pagandogli i salari del mese prossimo non con soldi che ho incassato dalle tasse, ma attraverso moneta fresca. Quindi questa è gente che mi rimette nel sistema moneta fresca a titolo gratuito, insomma. Quindi ecco, cambia il rapporto non soltanto con i governi centrali, ma anche con i singoli cittadini e col mondo delle imprese. Quindi è senz'altro tutta un'impostazione organizzata per consentire al sistema creditizio privato. Francesco, un'ultima osservazione, giusto per non far credere che stiamo facendo una trasmissione monocolore. Cioè c'è un, effettivamente un appunto in chat di Vincenzo che dice: ma la Banca d'Italia non è una banca privata, è un istituto di diritto pubblico. Sì, però è espressione di fatto delle banche private, è di diritto pubblico, ma è una società per azioni. Quindi ecco, i suoi azionisti sono, basta andare sul sito della Banca d'Italia e lo dice chiaramente chi sono tutti i suoi azionisti. Non compare il Ministero del Tesoro, a differenza della Cassa Depositi e Prestiti, ad esempio, che è oramai una banca sui generis, dove il proprietario è al 70% il Ministero del Tesoro. Io questa storia che sia un istituto di diritto pubblico avrei i miei dubbi, perché anch'essa è una società per azioni, quindi ecco, bisognerebbe fare forse piuttosto degli approfondimenti. Beh, ecco, non volevo scatenare effettivamente una diatriba su questo punto, ma ci tenevo anche a far arrivare alla discussione questa nota che era venuta in chat. È senz'altro vero che il governatore della Banca d'Italia viene nominato dal governo, sentito il Consiglio di amministrazione della Banca d'Italia. Quindi ok. Allora, due parole ancora sul... Prego. Quali sono le conseguenze del fatto che questa è stata tutto sommato l'impostazione del governo dell'euro a livello europeo, che appunto, non avendo nessuna altra via di finanziamento se non il mercato privato, i governi sono diventati così come dei cittadini qualsiasi, delle famiglie qualsiasi, che non hanno nessun altro modo di poter finanziare il proprio debito se non
tendendo la mano così alle banche e al mercato finanziario, insomma, no? Quindi questo ha capovolto la situazione, perché il potere è diventato totalmente del mercato creditizio, insomma, nei confronti del governo, insomma, no? E quindi ecco, si è proprio invertita la posizione di forza fra governo centrale e mercato del credito. E poi ecco, l'ultimo dato, che è quello che si diceva prima, è che appunto il sistema creditizio europeo è diventato il canale privilegiato per la diffusione della moneta tramite il credito a pagamento. Ecco, questo direi che è l'aspetto che bisogna sottolineare. Perfetto. Allora, sì, perfetto. Stavo dicendo, allora, a questo punto abbiamo capito, almeno io personalmente ho capito una cosa molto importante, che quello che io credevo essere qualcosa che in qualche maniera era gestito dallo Stato, non lo è mai stato, e che l'unica cosa che oggi rimane, diciamo, in cui lo Stato ha un peso importante, è la Cassa Depositi e Prestiti, ed è un argomento sul quale prossimamente ritorneremo. Ho chiesto al professor Galloni se potrà farci un focus su questa che ormai, come ha detto anche il buon Franco, è o di fatto una banca, o viene utilizzata come tale dal governo italiano. Sì. Allora, passiamo quindi alla slide C3, dove parliamo di vincitori e vinti della moneta unica. Sì. Tu dici: unificare la moneta è come spalancare le gabbie dello zoo, le bestie più forti entrano nelle gabbie di quelle più deboli e le depredano. Diciamo una metafora delicata per dire che c'è qualcuno che vince e qualcuno che non solo perde ma è sbranato. Certo, certo. No, sì, appunto, dal momento che tutti utilizziamo la stessa moneta e contemporaneamente non esistono più dazi doganali, quindi non esiste più nessun tipo di ostacolo alla circolazione di merci, di servizi e capitali a livello europeo, quindi ecco, questa deve essere l'immagine che dobbiamo avere chiara. Siamo di fronte ad un continente che, da un punto di vista economico, oramai ammette la totale libertà di circolazione di capitali e di merci senza nessun tipo di ostacolo, addirittura utilizzando una moneta unica che per definizione ha un valore nei confronti del resto del mondo che è lo stesso. I valori interni possono in qualche maniera cambiare, perché lo sappiamo bene, se andiamo a comprare il pane a Parigi, non so quanto costi, ma potrebbe anche essere 1,10 euro la baghettina, 1,10 euro a Parigi. Ma quanto pesa? 100 grammi. Allora 100 grammi... 200 grammi, perdonami, 200 grammi. 200 grammi vuol dire che costa circa 6 euro al chilo, che non è poca roba. Oh, a Parigi però, per piacere, cioè, voglio dire... Ho capito, ma ti sto dicendo che all'interno della stessa Unione Europea, dove utilizziamo lo stesso euro, posso andare a Parigi e trovo il pane a 6 euro al chilo, viene a Vecchiano, non è la baguette, ma trovi il pane toscano che costa 1,50 euro al chilo. Quindi, pur essendo all'interno dello stesso continente che utilizza la stessa moneta, possiamo avere anche delle variazioni sensibili di prezzo sullo stesso prodotto, per una varietà di fattori, insomma, no? Però è chiaro che utilizzando la stessa moneta viene facilitata la possibilità di collocare in tutti i punti del continente lo stesso prodotto da parte della stessa impresa, che era un pochino quello che si voleva raggiungere, perché se noi ci ragioniamo bene, l'Unione Europea, prima di essere Unione Europea, era soltanto un mercato comune che si poneva come obiettivo quello di consentire alle imprese europee, che oramai stavano cominciando ad assumere certe dimensioni, per cui sentivano tutta la pressione del piccolo mercato che stava all'interno dei propri confini e smaniavano per poter conquistare anche i mercati altrui, e quindi ecco, come primo passo hanno creato questa unione doganale. L'Europa è nata come unione doganale, vale a dire ognuno per sé, da un punto di vista politico, con le proprie legislazioni, con i propri organi deliberanti, eccetera, eccetera, ma con possibilità per questo,
per questo aspetto particolare, di poter cominciare a far viaggiare liberamente le merci, cominciando inizialmente a ridurre i dazi doganali e poi alla fine eliminandoli del tutto. E quindi la moneta unica diventa il coronamento di questo tipo di progetto, che è un progetto commerciale, un progetto mercantile fondamentalmente, dentro le quali le banche ci hanno sguazzato alla grande e ci si trovavano dentro. Allora ecco, precisato che siamo andati verso un continente che aveva un'unica moneta, che questo non voleva dire che automaticamente avessimo ovunque gli stessi prezzi, però è stato il gioco forza che nei rapporti commerciali tra un paese e l'altro ci sia stato chi ha vinto e c'è stato chi ha perso. Cioè, chi è che ha vinto in una situazione in cui le merci potevano viaggiare liberamente da un capo all'altro del continente, da Malaga fino a Berlino? Hanno vinto quei paesi che per una ragione o l'altra riuscivano a fare dei prezzi sulle loro merci che erano più bassi rispetto a quelli dei paesi concorrenti. Abbastanza chiaro. Diciamo no, perdonami, non necessariamente, perché ci sono dei prodotti che sicuramente vengono dalla Germania e che non sono necessariamente concorrenti nel senso che costano meno, ma sono percepiti di qualità tale che la gente comunque è disposta a pagare di più. Certo, è certo che il prezzo è sempre legato alla qualità, questo è ovvio, insomma, stanno a braccetto. Volevo partecipare, volevo dire la mia, ecco, perdonami. No, hai fatto bene a dirlo, certo, se prendi una camicia che è fatta di un cotone trasparente me lo puoi anche vendere a 50 centesimi, no? Se poi invece mi dai una camicia che la posso lavare 70 volte, è sempre la stessa, è chiaro che forse posso essere disponibile anche a pagarla 15 euro, 20 euro, non lo so, è chiaro che il prezzo è sempre messo in rapporto alla qualità, insomma. Quindi ecco, sta di fatto che in questo contesto i paesi che hanno avuto la meglio, nel senso che sono riusciti a collocare un po' anche nella casa degli altri i propri prodotti, sono stati in questo caso i paesi del nord, e in particolar modo la Germania, la quale Germania aveva più di un vantaggio competitivo. Da una parte, forse, ecco, una tecnologia che gli consentiva di avere dei prodotti di particolare qualità possibile, ma prima di entrare nell'euro, subito dopo è entrato nell'euro, quando c'è stato il governo Schröder, hanno fatto tutta una serie di riforme di carattere sociale, di riforme nel mercato del lavoro, che hanno avuto delle ripercussioni anche in ambito salariale, per cui la conclusione finale è stato che il costo del lavoro per le aziende tedesche si è ridotto rispetto agli altri paesi, e questo gli ha dato un notevole vantaggio competitivo che gli ha consentito di poter piazzare i propri prodotti anche negli altri stati dell'Unione Europea, tant'è che la Germania ha un saldo positivo non soltanto nei confronti del resto del mondo, ma un saldo positivo anche nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea. Mentre invece non è la stessa cosa per quanto riguarda l'Italia, non è la stessa cosa per quanto riguarda la Spagna o per quanto riguarda la Francia, la Grecia, insomma, il saldo è negativo. Quindi ecco, in questa situazione, per una serie di ragioni legate al fatto che la Germania ha avuto l'occhio lungo, per cui si era organizzata, forse aveva capito che nell'epoca della globalizzazione, al di là di quello che sarebbe stato così poi i rapporti interni all'interno dell'Unione Europea, aveva interesse a diventare competitiva, e quindi si è fatto una serie di riforme a detrimento del mondo del lavoro, che è poi la stessa cosa che si sta cercando, che ci stanno assolutamente imponendo in Italia, che cominciano a voler imporre in Spagna, che la Troica ha imposto in Grecia, no? Quindi ecco, la parola d'ordine è: cercate di diventare a vostra volta più competitivi, non soltanto per riuscire in qualche modo a vincere la vostra competizione interna all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto per riuscire a collocare i vostri prodotti nel mercato mondo, affinché questo poi ridia un impulso alla vostra economia, e tornando a crescere vi metterete in condizione di garantire più gettito fiscale agli stati, e quindi mi mettete sulla buona strada per riuscire in qualche modo anche a risolvere il problema del vostro debito pubblico, insomma, no? E questo è un altro capitolo. Se posso riassumere questa slide, in buona sostanza, perché l'immagine in questo caso a me sembra molto chiara, praticamente la parte nord dell'Europa
incassa del denaro, fa uscire delle merci, il denaro che incassa lo mette nei risparmi, mentre la banca centrale presta ad interesse ai No, paesi del sud no, Europa. no, un momento, no, c'è un errore. Allora, Allora. paesi del nord, diciamo che quando diciamo paesi del nord intendiamo dire fondamentalmente Germania, Germania. Olanda e in parte anche il Belgio, d'accordo, hanno un attivo nei rapporti commerciali con gli altri paesi, europei, e quindi fondamentalmente diciamo i paesi del Mediterraneo. Scusate questo squillo, ma ora terminerà. Bene. E avendo questo attivo significa che loro in fin dei conti accumulano denaro, no? Accumulano denaro proveniente dal resto dell'Europa, perché appunto ci sono paesi che comprano più di quanto vendono. Quindi questo denaro dove si accumula? No, non, la Banca Centrale Europea è fuori da tutto questo meccanismo. Ok. Questi denari si accumulano nelle banche private di questi stati, quindi nella Deutsche Bank, nella Commercial Bank, nella banca olandese che non so come si chiama. Quindi succede che appunto Germania, Olanda, Belgio, che sono in una posizione di vendite verso l'esterno più alta di quanto invece non riescano a comprare, accumulano anche capitali. Allora per queste banche si pone il problema di che cosa farne di questi capitali, sapendo che le banche hanno come obiettivo il loro mestiere, quello di prestare denaro. Se non ci fossero i debitori sarebbe la fine per le banche, meno male che ci sono, no? Per cui ecco, si sono guardati intorno a chi hanno proposto i loro denari, non li hanno riproposti al loro interno, ma li hanno proposto agli stessi paesi che in qualche maniera avevano accumulato un deficit commerciale, in parte perché ne avevano bisogno per ripagare, no, e così il deficit che avevano creato nei confronti della Germania stessa o del Belgio, ma poi gli hanno proposto il denaro per mettere in moto un certo tipo di sviluppo, diciamo così, che poi avrebbe consentito anche a loro, questa almeno era la novella che si raccontava, di poter in qualche maniera aumentare il loro PIL e quindi mettersi sulla strada della crescita economica che li avrebbe rafforzati, eccetera, eccetera, eccetera. La Spagna lo ha fatto, se non che ha puntato sul cavallo sbagliato. Che vuol dire che ha puntato sul cavallo sbagliato? Ha puntato sul settore che più rapidamente degli altri si può attivare ed è il settore edilizio. Quindi ecco, anche utilizzando magari i fondi che venivano dall'Unione Europea, hanno puntato totalmente sulla cementificazione. Quindi costruzione di case ad uso privato, ma anche costruzione di aeroporti, costruzione di strade, e che appunto si alimentava del finanziamento dei soldi che venivano da parte delle banche del Nord Europa, a tassi tra l'altro anche piuttosto convenienti, perché queste banche ne avevano tanti di soldi, per cui avevano interesse che venisse in qualche maniera richiesto ed erano disposti a darli a tassi abbastanza bassi, insomma. Ecco. Poi è successo che c'è stato il crollo del sistema bancario mondiale e quindi questi hanno cominciato a chiudere il credito o comunque hanno cominciato a dire se volete i nostri soldi li dovete pagare più caro perché noi di soldi ne abbiamo meno. Questo ha messo in crisi tutto questo sviluppo economico locale basato sul mattone che non avendo più la stessa quantità di credito non ha più continuato a marciare come marciava prima e quindi il castello è crollato in Spagna, per esempio, è esattamente quello che è successo, e quindi poi siamo entrati nella spirale così della crisi che si avvia su se stessa, insomma, e da un paese poi si trasferisce In all'altro. qualche modo hai anticipato quindi il problema delle banche europee, perché la slide successiva ci parla che sotto la banca l'Europa crepa, il debito pubblico non è solo un problema del sud, ma di tutta Europa. A livello Eurozona la cifra complessiva è di 8 mila miliardi anche a causa delle banche. Ecco, questa è una slide un po' tecnica e ti prego di renderla più comprensibile possibile. Ma neanche tanto tecnica, cioè questo ci riporta un pochino a quello, così, alla crisi bancaria che è partita dagli Stati Uniti, che poi per varie ragioni si è propagata a tutta Europa, un po' perché le banche europee avevano adottato lo stesso sistema di gestione azzardato che avevano adottato le banche americane e soprattutto per quanto riguarda la concessione di mutui sulla casa anche a famiglie che non se lo potevano pagare, insomma, no?
E poi soprattutto perché le banche europee, nell'ingordigia di cercare di guadagnare il più possibile, mettiamola così, davano prestiti mutui a lunga durata, ma se li finanziavano, perché ricordiamoci sempre molto bene che le banche sono delle strutture di intermediazione, per cui non danno a prestito denaro proprio che hanno nei cassetti, danno a prestito denaro che a loro volta ricevono da altri in prestito. Allora, ecco, siccome la funzione della banca è quella di guadagnare sulle differenze dei tassi di interesse fra l'interesse che incassano dai loro debitori e fra l'interesse che invece debbono pagare ai loro creditori, quando si è trattato di cercare i soldi per finanziare i mutui che poi elargivano alle famiglie o alle imprese che erano così per definizione dei tassi di durata medio-lunga, loro avevano privilegiato il finanziamento di breve durata. Quindi a 1 mese, a 2 mesi, a 3 mesi. Perché a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi? Perché sui prestiti di breve durata si applicano dei tassi più bassi e quindi aumentava la loro possibilità di guadagno nel differenziale fra i tassi che incassavano e i tassi che pagavano. Ma questi però li mettevano in una condizione di profonda debolezza, perché la banca si trovava costantemente, le banche europee, nella necessità di dover ricorrere costantemente così al mercato creditizio per avere nuovi prestiti per pagare i debiti in scadenza. E siccome la cosa era molto frequente, perché capitava di mese in mese, di 15 giorni in 15 giorni, addirittura c'erano delle situazioni in cui così i prestiti si chiedevano dalla sera alla mattina e nel mercato interbancario le cose funzionano esattamente così. Ecco, allora, fino a quando diciamo che i titoli in circolazione che erano stati comprati dalle banche e che le banche utilizzano un pochino come garanzia dei prestiti che chiedono agli altri, quindi finché i titoli in circolazione erano valutati, nessuno aveva dubbi rispetto a loro, non avevano problemi a cercare di mantenere attivo questo circuito del cercare di ottenere un prestito nuovo per pagare il prestito in scadenza di breve durata, perché avevano sempre il titolo fresco, il titolo buono da poter dare in garanzia. Il castello è crollato completamente quando i titoli che avevano nei cassetti sono risultati tossici, sono risultati marci, vale a dire che più nessuno li voleva, più nessuno si fidava, per cui a quel punto sono rimasti col cerino in mano. Perché quando sono arrivato al punto di dire scade il mio prestito che dovevo dare al fondo tale, al fondo tal'altro, e ho bisogno di chiederne un altro, e se ieri davo in garanzia i titoli che avevo nel cassetto venivano accettati, recuperavo la somma di denaro per poter restituire il prestito in scadenza, oggi non lo posso più fare. E quindi io rimango un debitore che non è più in grado di pagare i propri debiti. Ed è esattamente quello che è successo alla Lehman Brothers quando è fallita, insomma, no? E tante banche europee si sono trovate esattamente nella stessa situazione, con un sacco di crediti concessi a giro di lunga durata e contemporaneamente loro con un sacco di debiti a breve che non riuscivano a ripagare perché i titoli che avevano nei cassetti non valevano più niente. Non so se è chiaro fino ad ora tutto il discorso. Allora, ecco, questa è stata esattamente la situazione nella quale si è trovata l'Islanda, è stata esattamente la situazione nella quale si è trovata l'Irlanda, per citare due paesi dove l'intero sistema bancario era tremendamente inguaiato. Non era una singola banca come poteva essere successo in Inghilterra o come poteva essere successo in Germania, dove c'erano alcune banche che erano inguaiate attraverso questo meccanismo, ma che tutto sommato rappresentavano soltanto una porzione dell'intero sistema bancario. I problemi più grossi li hanno avuto questi piccoli paesi, come appunto l'Islanda e l'Irlanda, dove l'intero sistema bancario, oltre ad essere sovradimensionato, era tutto coinvolto con questi meccanismi, e quando è scoppiata la crisi dei titoli americani, e in generale così della finanza a livello mondiale, si sono trovate banche totalmente in ginocchio e quindi gli stati a questo punto dovevano decidere che cosa facevano. Assistevano passivamente al crollo del proprio sistema bancario o intervenivano per salvarlo? E qui certo di strade che potevano essere prese ce n'erano diverse.
ricordandovi che questo meccanismo che stiamo, di cui stiamo parlando per l'Islanda e per l'Irlanda, oggi sta succedendo alla Spagna, che si trova anch'essa profondamente inguaiata per il proprio sistema bancario, e Cipro, che è storia dell'altro giorno, ma anche la Grecia, perché questa è una storia che non ci raccontano mai. La Grecia ha ricevuto qualcosa come 150 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale e soprattutto dell'Unione Europea per far fronte così alla propria situazione debitoria. Ma quello che va detto è che 50 miliardi di questi 150 che ha ricevuto da queste due istituzioni sono state recentemente utilizzate per salvare il sistema bancario greco, che è andato in crisi per altre ragioni collegate anch'esse alla svalutazione dei titoli di Stato greci, insomma, quindi può essere un caso un pochino a parte. Insomma, no? Però ecco, per il resto d'Europa il meccanismo è stato totalmente scollegato e invece si è messo in moto il meccanismo opposto, che gli Stati si sono indebitati per salvare le proprie banche. Questo è stato sicuramente vero per l'Irlanda, la quale Irlanda è passato da un debito pubblico che nel 2007 era attorno al 25% ad un debito pubblico che nel 2012 continua ancora ad essere del 117%, totalmente perché ha dovuto chiedere prestiti a giro per il mondo, non soltanto all'Unione Europea ma anche al Fondo Monetario Internazionale, per raccapezzare circa 80 miliardi per rifinanziare le proprie banche. Quindi cioè, comunque vada, la banca non perde mai, è come il banco praticamente al casinò, non perde mai, fa delle cazzate. Attenzione, appunto, in Irlanda è successo così, ma anche in Germania è successo così, perché quello che va detto, nonostante la Merkel faccia sempre la prima della classe in tutta Europa per impartire lezioni al resto dell'Europa, la prima banca che è stata, ha scoperto di essere inguaiata con i titoli tossici americani, è stata una banca tedesca, una piccola banca tedesca, di cui tra l'altro lo Stato tedesco era azionista, quindi era partecipazione statale, e lo Stato è dovuto intervenire subito con 2 miliardi di euro, per cercare di impedire che fallisse. Dopodiché non gli sono bastati, ha dovuto impegnarne altri 15, tutti autorizzati dall'Unione Europea, ma siccome si era accorto che il contagio non riguardava soltanto quella piccola banca, ma un complesso di banche assai più ampio, alla fine ha deciso di costituire un fondo del valore di 500 miliardi di euro per riuscire a soccorrere le banche sotto forma così di contributi o sotto forma di garanzie. E questo ha fatto sì che anche il debito pubblico tedesco sia schizzato dal 60 all'80% del PIL nel giro di 2 anni. Quindi anche lo Stato tedesco si è inguaiato per salvare le proprie banche. Così come si è inguaiato, appunto, dicevamo prima, a dismisura, naturalmente l'Irlanda, la stessa Spagna, il debito pubblico spagnolo sta crescendo per la stessa ragione, perché recentemente ha dovuto ottenere dall'Unione Europea qualcosa come 35 miliardi per riuscire a tamponare le falle delle sue principali banche, ed altri soldi sarà costretta ancora a chiederli. Quindi abbiamo come minimo 3 paesi, l'Irlanda, la Germania, la Spagna, che appunto si sono inguaiati e quasi esclusivamente per salvare il proprio sistema bancario, precisando che il caso Islanda è andato in un'altra direzione. Cosa è successo? Allora, a questo punto, praticamente, per riassumere ma molto brevemente, la questione è molto semplice. Le banche hanno fatto degli investimenti, in qualche maniera questi investimenti sono andati non a buon fine. Diciamo che hanno fatto una politica azzardata. Azzardata. Gli stati sono intervenuti e in qualche maniera hanno aumentato, chi più e chi meno, il loro debito pubblico. Diciamo che per salvare le banche si sono indebitate loro. Questo è come ci siamo indebitati noi, perché noi siamo lo Stato, le banche non sono lo Stato, le banche sono private. E per fare un caso italiano, abbiamo avuto qualche assaggino anche in Italia, benché piccola cosa rispetto a ciò che è successo all'estero, con il Monte dei Paschi di Siena. È proprio lo specchio di quello che è successo. Monte dei Paschi di Siena fa tutta una serie di scelte allegre, azzardate, si inguaia a tal punto che se non riesce ad ottenere 4 miliardi dallo Stato va a gamba all'aria. Lo Stato gli 4 miliardi, giusto per mettere una parola a fine,
Sono a costo zero, sono a interesse. No, ci paga l'interesse il Monte dei Paschi di Siena. E pare che siano anche degli interessi abbastanza salati, però con una clausola, che se il Monte dei Paschi di Siena non riesce a pagare, quei 4 miliardi si trasformano in partecipazione azionaria. Poi può succedere che lo Stato, quella partecipazione azionaria, se la banca torna ad essere florida, se la possa anche vendere e guadagnare. Però nell'immediato l'effetto è stato che il nostro debito pubblico è aumentato di altri 4 miliardi. E poi Certo, vedremo come andrà a finire. certo. La Monte dei Paschi di Siena si rimette in piedi, pagherà e lo Stato può incassare capitale e interesse. Se non si rimette in piedi, si trasforma così in un fondo che diventa una partecipazione azionaria e insomma le cose si rimandano nel tempo. Così sta a vedere. Sicuramente. Perfetto. Perfetto, quindi le banche in un modo o in un altro, sia direttamente o indirettamente artefici o comunque pilotano la realtà finanziaria della nostra Europa. Passiamo alla slide numero 5, che ci parla della improbabile solidarietà dei forti, questo benedettissimo fondo di emergenza europeo a cui tutti contribuiscono e paradossalmente anche noi che non abbiamo soldi, li diamo, però non li utilizziamo. Ecco, ci puoi spiegare come mai noi contribuiamo, però facciamo i virtuosi e questi soldi non li utilizziamo? Perché l'Italia non li utilizza, mentre la Spagna pare che li utilizzi senza problemi? Sì, no, qualche problema ce l'ha, non è che sia senza problemi. Ecco, intanto credo che sia importante mettere a fuoco un aspetto, e cioè che noi condividiamo l'euro, d'accordo? Quindi condividiamo una moneta comune e condividiamo tutti, bene o male, l'interesse che mantenga un certo valore, qualcuno ci punta di più, qualcuno ci punta di meno. Per riuscire a garantire il valore all'euro, tutti gli stati sono costretti a rispettare tutta una serie di parametri da un punto di vista del bilancio. La cosa curiosa è che poi alla fine, quando uno stato si trova nei guai, pur condividendo lo stesso euro, gli viene detto che è solo a gestirsi i problemi. Questa è così l'assurdità della situazione che stiamo vivendo in Europa. No? E che alla fine fa sì che l'Europa sia assimilabile ad una sorta di banda che si organizza per fare insieme dei colpi nelle banche. Finché le cose vanno bene, allora sono tutti amici e si dividono il bottino. Se poco poco le cose cominciano ad andare male e cominciano a nascere i sospetti, beh, a quel punto cominciano ad instaurarsi dei rapporti violenti all'interno del gruppo, perché dalla fiducia si passa alla diffidenza, no? Quindi ecco, noi ci troviamo in questa situazione assurda in cui tutti hanno interesse che i paesi siano in grado di rispettare certe condizioni, ma poi quando una si inguaia è lasciata totalmente sola a risolvere i propri problemi, no? Allora tutti gli altri si trasformano in gendarmi, stanno lì col fucile puntato per obbligarlo a rispettare tutta una serie di condizioni, perché se non li rispetta sono inguaiati anche gli altri. E non volendo fare il passo di dare una mano a chi si trova in difficoltà per superare la situazione difficile, appunto gli altri si trasformano in dei gendarmi, in dei monachi, insomma. Questo è un pochino l'assurdo. Allora ecco, l'Europa per tantissimo tempo non ha assunto nient'altro che questo tipo di posizione. No, dobbiamo in tutti i modi, voi che siete debitori, dovete in tutti i modi mettervi in condizione di poter ripagare il vostro debito, perché se non pagate il vostro debito, inguaiate anche noi, lo dovete fare da soli. E quindi la prima mossa che ha fatto l'Unione Europea è stata quella di inasprire le condizioni che dovevano essere rispettate da tutti gli stati per quanto riguarda così i parametri di gestione del bilancio pubblico. Per cui, benché ci fosse già stato scritto nei trattati che il deficit non doveva superare il 3%, che bisognava che il debito pubblico non superasse così certi valori, ecco, nel 2011 è stato così varato il cosiddetto six pack, cioè il pacchetto di sei provvedimenti che inasprisce ulteriormente così i controlli nei confronti degli stati.
che comincia ad inserire l'obbligo del pareggio di bilancio per tutti gli stati dell'Eurozona, tant'è che l'Italia stessa si è affrettato ad inserire il pareggio di bilancio all'interno della Costituzione, no? E che poi alla fine appunto ha come effetto quello di peggiorare moltissimo la propria situazione, precisando, e questo è un altro elemento nuovo, che coloro che non si adeguano a questo tipo di disposizione saranno multati. E quindi ecco, allora c'è proprio una costrizione proprio di tipo poliziesca affinché si vada in una certa situazione. E l'ultima novità è di questi ultimi mesi, il cosiddetto two pack, due provvedimenti che ancora sono in approvazione da parte del Parlamento europeo, che obbliga gli stati che si trovano in particolare difficoltà a doversi sottoporre così ad una sorveglianza preventiva dei loro bilanci. Come dire che prima ancora che il bilancio formulato dal governo vada in Parlamento per essere approvato, prima deve essere approvato dalla Commissione europea. E quindi ecco, voi capite che la sovranità dei nostri parlamenti sta cedendo sempre di più, insomma, no? È proprio la cupola europea che comincia così ad avere molto più potere dei parlamenti nazionali. Allora ecco, qui tutta l'impostazione è che gli stati si mettono in condizione di avere i conti a posto e qui naturalmente ci sono tutte le condizioni, come fare per avere i conti a posto? Mi pare che l'abbiamo già detto l'altra volta, insomma, no? Se una famiglia vuole pagare il proprio debito ha da fare due cose, deve cercare di guadagnare di più e attuata ad uno Stato vuol dire che lo Stato deve cercare di incassare di più attraverso il gettito fiscale. E dall'altra deve cercare di spendere di meno in modo da avere così un avanzo crescente per poter pagare gli interessi e per poter pagare il capitale. Quindi questa è la politica dell'austerità ridotta ai minimi termini, no? Aumenti fiscali per ottenere più gettito e diminuzione delle spese, quindi tagli alle spese per cercare di avere più soldi da poter pagare il debito, da poter servire In il questo debito. modo praticamente si presume che se per aumentare quindi la capacità di imporre tasse di aumentare il PIL, per aumentare il PIL deve aumentare la crescita, per aumentare la crescita devono aumentare i consumi. Quindi è possibile, quindi secondo te, che questa crescita, passando alla slide C8, Aspetta un sia attimo, possibile alla aspetta, fine? no, fin quando si continua a perseguire le politiche di austerità, no, il sistema si sta avvitando, il sistema si sta incartando, non c'è niente da fare, proprio perché appunto quando te imponi un carico fiscale maggiore ai cittadini, gli togli soldi di tasca e quindi questi avranno la possibilità di comprare meno cose. Comprando meno cose ci saranno meno ordini che arrivano alle imprese, quindi le imprese saranno stimolate a licenziare ancora di più piuttosto che ad assumere. Se contemporaneamente anche lo Stato i soldi in più che riceve non li spende per ordinativi alle imprese per garantire maggiori servizi o per comprare così prodotti che servono proprio per garantire maggiori servizi, allora ecco. Il sistema nel suo insieme registra una diminuzione di domanda anche per quanto riguarda la spesa dello Stato e quindi complessivamente il sistema registra così una battuta d'arresto per quanto riguarda la domanda che appunto avvia e aggrava sempre di più la crisi economica. Ed è esattamente la situazione nella quale noi oggi ci troviamo, che da una parte gli Stati hanno l'imperativo di organizzarsi per avere sempre più soldi da versare al sistema finanziario, ma dall'altra il sistema economico nel suo insieme sta subendo contraccolpi, sta andando sempre di più verso la recessione, compromettendo anche l'altro aspetto, ossia la possibilità che gli stati si possano mettere in grado di poter pagare il proprio debito, perché se il sistema va in crisi, alla fine il gettito fiscale diminuisce e quindi ci sono sempre meno soldi da poter utilizzare per poter pagare gli interessi e restituire il capitale. Quindi oggi il sistema si sta dibattendo in questo problema. Ci sono già segnali per cui questi cominciano a dire: ma forse dobbiamo cambiare, insomma, no? Però ecco, lo stanno dicendo, ma non sanno ancora bene come fare perché sono di fronte a questi due fuochi. Da una parte il mondo della finanza che dice
dammi, 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 e per riuscire a dargli bisogna aumentare le tasse, bisogna spendere meno, dall'altra c'è il sistema produttivo che dice fammi respirare, altrimenti affogo, e per poter respirare bisogna che lo Stato si orienti a non pagare, a non porsi più soltanto come obiettivo il pagamento del debito, ma appunto a far rilanciare l'economia, quindi lasciare più soldi in tasca ai cittadini e tornare a spendere. E quindi ecco, non sa bene come uscire fuori da questa palude, sinceramente, insomma, no? Quindi praticamente c'è anche un aspetto, se vogliamo, anche qui nella slide si parla Sì, del no. fatto che praticamente c'è anche un limite ambientale, cioè qua Sì, si no, consuma, si consuma, si consuma, ma c'è anche un limite. certo, no, no, questo è l'altro problema ancora, insomma, no, che viene da parte del nostro mondo, che però sono considerazioni che si fanno soprattutto in una prospettiva di lungo periodo, anche se c'è un problema economico immediato, e cioè che il contesto nel quale noi oggi ci muoviamo non è più il contesto in cui i paesi industrializzati sono una manciata che se ne stanno in Europa, nel Nord America e nell'estremo Oriente. Oramai ci sono anche colossi come la Cina, come l'India, come il Brasile, tutti i cosiddetti BRIC che si sono affacciati sulla strada della crescita industriale e che se continuano a premere con lo stesso ritmo in cui hanno premuto fino ad oggi, a cui magari si aggiunge anche una crescita europea ed una crescita statunitense, può creare una pressione, no, sulle materie prime, da far aumentare considerevolmente i loro prezzi, da ricreare di nuovo problemi all'intero sistema mondiale per un'altra via, quindi quella famosa inflazione da costi che può di nuovo rappresentare un freno, insomma, no? E quindi questo può essere un problema anche abbastanza vicino. Ma però la problematica che noi poniamo è una problematica di più lunga durata, e cioè che ci cominciamo a chiedere se esistono ancora le condizioni per crescere, no? Quindi sappiamo che la crescita viene posta come così, il toccasana per permettere al sistema di tenere insieme gli opposti. Per cui qual è la logica? No? Cioè, se il sistema comincia a crescere, si possono chiedere ai cittadini più soldi senza sacrificarli, perché nella misura in cui la torta della ricchezza cresce, possiamo anche chiedergli le stesse aliquote fiscali senza che questi abbiano a soffrire sul piano dei consumi privati, insomma, no? E quindi ecco, abbiamo maggior gettito che possiamo poi utilizzare per pagare gli interessi senza essere costretti come Stato, ad esempio, a tagliare le spese, e quindi la domanda tiene, insomma, questa è la logica che sta dietro all'idea che la crescita risolverà il problema. Quello che noi diciamo è appunto che noi non partiamo dall'anno zero, stiamo parlando di crescita per dei pachidermi che oramai hanno sfondato ogni ragionevolezza nel peso, e sono personaggi che pesano 300-400 kg e che continuano a parlare di crescita quando invece il loro problema è quello di dimagrire. Francesco, Vai, vai. scusa, intervengo un attimo perché comunque il dibattito anche in chat un po' si è animato e volevo riassumere un attimo se era possibile. C'è sostanzialmente una visione nella quale soprattutto una persona in chat non vuole soltanto demonizzare il sistema bancario e dice attenzione perché non è soltanto unica responsabilità delle banche. Ed in particolare mi ha colpito un commento che diceva che le banche salvate sono state in pratica obbligate, tra virgolette, a usare i finanziamenti agevolati della BCE per comprare i titoli del debito statale. In qualche modo sono state imposte. Ecco, questo era un commento che volevo riportarti perché secondo me aveva senso una tua posizione. E poi ci sono anche delle altre domande, sempre sul sistema bancario, sulla quale ci si è soffermati un po' di più in chat mentre tu hai proseguito il discorso. Che sostanzialmente chiedeva se come mai poi l'utile delle banche è privato e le perdite sono pubbliche. Quindi l'avevi un attimino poi descritto come funziona questo meccanismo, cioè con il fatto che le perdite diventano pubbliche quando il debito delle banche viene ripagato in azioni e queste poi perdono di valore sostanzialmente. E invece interessante, volevo porti questa considerazione domanda. Cioè, che dirige già verso la cura, se vuoi, però anticipiamola così anche per creare la suspense per la prossima puntata che si farà. Se
La soluzione, secondo te, è un'uscita da questo schema, questo sistema, ce lo chiede Gabriella, oppure una rimodulazione, aggiungo io, invece di questo sistema, di funzionamento? Cioè, l'idea è una rottura totale o una rimodulazione di questo sistema? Dunque, bisogna chiarire di cosa stiamo parlando. Se parliamo dell'impostazione di fondo, credo che fondamentalmente dobbiamo essere capaci di rimettere in discussione l'idea della crescita, sapendo che se mettiamo in discussione l'idea della crescita, si mette in discussione, le sue basi di funzionamento, e questa affermazione la facciamo soprattutto pensando agli aspetti sociali, cioè quali sono gli elementi che poi anche chi è partigiano della decrescita ha delle difficoltà a portare fino in fondo avanti la propria proposta. E le ragioni sono legate all'occupazione, perché se poi Sì, ti sentiamo. sentivo una gran confusione, quindi non capivo che cosa succedeva. No, dicevo che appunto, se mettiamo in discussione la crescita, di fatto dobbiamo avere la consapevolezza che mettiamo in discussione così i meccanismi di fondo di funzionamento del sistema, soprattutto in rapporto alle questioni di carattere sociale, che sono da una parte il lavoro e dall'altra la capacità di funzionare dell'economia pubblica. Quindi ecco, se noi concentriamo l'attenzione su questo, sono convinto che più che una rimodulazione si tratta di fare una riforma quantomeno profonda, anche se può darsi che la parola giusta da adottare è quella di avere la capacità di fare delle grandi conversioni, a tutti i livelli. Per quanto riguarda la questione del debito, se cominciamo a dire, cioè, il problema, la cura crescita, bah, è un problema tutto interno al sistema e il sistema non ne trova il bando della matassa. Non sa ancora come fare, non l'ha sciolto questo nodo perché deve decidere chi vuole privilegiare. Tanto più che in tutto questo ragionamento vuole anche assolutamente evitare di creare inflazione, perché se no una soluzione la potrebbe anche avere. Dà ordine alla propria banca centrale di cominciare a mettere mano un pochino così alla stamperia, ne produce un pochino di moneta fresca. E un po' il problema del debito lo tampona in questa maniera, ma essendo questo un tabù, una strada totalmente preclusa, non so, deve trovare la via, così all'interno di un sistema, dove tutto sommato, questa via monetaria non c'è. E non so come se la giostrerà, perché, deve fare una scelta e deve decidere se privilegia il sistema produttivo o se privilegia il sistema finanziario, perché se decide di privilegiare il sistema produttivo, bisognerà che accetti di pagare meno, di dare meno garanzie al sistema finanziario, quindi di pagare meno interessi, di allungare i tempi di restituzione del capitale, perché questa è l'unica strada, insomma, c'è poco da fare, qui non c'è bisogno di essere economisti. Se uno i soldi non ce li ha e pur avendo i debiti decide che vuole spendere in un'altra direzione, bisogna che dica ai creditori: porta pazienza, per cui accontentati di avere meno interessi e accontentati di avere la restituzione del tuo capitale in tempi dilazionati. Se questo non è capace di farlo, allora bisognerà che sia disponibile a sacrificare il mondo produttivo, le altre spese. Ancora questo nodo non l'ha sciolto, e quindi stiamo a vedere, è tutto un problema suo. Se mi chiede a me che cosa bisogna fare, che cosa secondo me bisognerebbe fare, io dico che bisogna avere la capacità di porsi in forte contrapposizione col mercato, non tanto per rilanciare l'economia, ma soprattutto per salvaguardare i diritti delle persone. Quindi ecco, bisogna fare questa scelta forte tra interessi del mercato creditizio, del mercato finanziario e interessi dei diritti delle persone. Però ecco, questa credo che in qualsiasi caso sia, in qualsiasi caso bisogna che una scelta la facciamo, o noi come cittadini, almeno io, con tutti quelli che la pensano come me rispetto alla scelta mercato o cittadini, o il sistema deve scegliere tra sistema produttivo e sistema finanziario. Ho una domanda, allora un intervento. Leonello, se ci senti, immagino di sì, la chat è esattamente dove hai scritto. Se vuoi fare delle domande, puoi farle tranquillamente là. Per contro, ne leggo una che è stata scritta sul Meetup. Camillo,
Non è più una domanda, ma è una riflessione. Vorrei sapere cosa ne pensi. Allora, ricomprare i bot in mano alle banche francesi, tedesche e italiane attraverso il TFR, cioè le aziende invece di lasciare il TFR sui depositi bancari si comprano i bot dello Stato per legge almeno per il 50% dovuto al dipendente senza passare per la banca. Così ci guadagna lo Stato, sia l'impresa, sia l'impiegato che può usufruire anche di una parte degli interessi. Poi ricomprare quote di Banca Italia e dare alla Cassa Depositi e Prestiti una licenza bancaria, così possiamo accedere al credito della BCE, come oltretutto fanno già i tedeschi con la KfW. Che Sì, ne pensi? ma penso che allo stato attuale la Cassa Depositi e Prestiti, per quel poco che ne so io, è soggetto al controllo da parte della BCE, ma non è ancora abilitata a chiedere prestiti alla BCE, quindi ecco, questo è un passaggio che bisognerebbe fare. Si tratta di capire che cosa questo però significa da un punto di vista di rischio di non controllare più la Cassa Depositi e Prestiti come un fondo pubblico, e quindi bisognerebbe leggersi bene un pochino tutte le regole, no? E se il prezzo da pagare è che poi alla fine la Cassa Depositi e Prestiti se ne scappa totalmente fuori dal controllo pubblico e anche quei vincoli che oggi ha, per cui i depositi e postali devono essere utilizzati in una logica pubblica, ecco, se noi dovessimo disfarci di questo, credo che sarebbe una vittoria di Pirro, senza dimenticare mai che la Cassa Depositi e Prestiti è la banca in assoluto che ha la maggiore liquidità, e quando si parla di liquidità vuol dire che ha soldi liquidi sui conti correnti. La Cassa Depositi e Prestiti dispone di una liquidità che è così parcheggiata su un conto corrente presso il Ministero del Tesoro pari a 133 miliardi di euro, che è un'enormità, ricordandoci che la liquidità di tutto il sistema bancario privato italiano ammonta a 60 miliardi, quindi un'unica struttura di carattere semipubblico, perché purtroppo oramai è diventata una SPA, la Cassa Depositi e Prestiti, ha una liquidità doppia dell'intero sistema privato bancario, insomma, no? Ecco, la grande domanda è: ma questi 133 miliardi come sono utilizzati? E questa, ecco, bisognerebbe che fosse un nodo che fosse risolto, insomma, per cui la sensazione che io ho, non avendo trovato altre informazioni, è che venga utilizzato dallo Stato come una sorta di polmone per riuscire in qualche modo ad avere la liquidità che gli serve, pur non avendo ancora incassato le tasse che per competenza gli spettano, insomma. Però 133 miliardi sono sempre tanti, per cui ecco, secondo me ne potremmo comunque utilizzare una parte. Da una parte per riuscire a risolvere la quantità di investimenti pubblici di cui il nostro paese avrebbe bisogno, a cominciare dagli acquedotti che sono in uno stato veramente pietoso. Noi perdiamo il 40% della nostra acqua per strada, insomma, tutti dicono che le tubature in Italia vanno rifatte, insomma. Costo totale 60 miliardi. Quindi se venisse impiegato 60 miliardi di questa liquidità risolveremmo questo problema, insomma, no? Ecco, quindi da una parte bisogna stare attenti a fare i discorsi che si fanno rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti, perché non vorrei che poi, per avere il diritto di accedere alla Banca Centrale Europea, gli dobbiamo dare una veste e tutta una serie di regole che poi ce la privano totalmente dal nostro controllo e dalla possibilità di poter utilizzare questa massa di deposito postale. Per cui ecco, vanno fatti dei ragionamenti anche di carattere tecnico. Quanto all'altra proposta di utilizzare il TFR in qualche maniera per cercare di comprare parte dei titoli di Stato, permettendo da una parte così, ai dipendenti di poter incassare gli interessi e dall'altra di dare un certo respiro, direi, allo Stato, perché il TFR per definizione così si riscuote quando a fine lavoro, e quindi ecco, potrebbe essere quasi un prestito trentennale, insomma, no? Che sicuramente darebbe respiro allo Stato. Può essere un'idea interessante, però mi pare che questo si intrecci con tutta una serie di altre questioni, che è l'uso che si fa del TFR ai fini pensionistici, sapendo che sul TFR sono molti che ci stanno mettendo gli occhi, e
e in maniera particolare la si sta proponendo sempre di più come una forma di investimento nei fondi pensione ai fini pensionistici, ecco. Per cui si tratta di capire, ecco, poi i singoli dipendenti, se per caso non lo abbiano già impegnati, come vedono questa soluzione. Okay. A questo punto abbiamo passato un po' in rassegna il problema della moneta, abbiamo passato in rassegna il ruolo delle banche che da qualunque parte si stiano alla fine non perdono mai. Arriviamo No, quindi ai... scusa, scusa, Mike, se Sì. intervengo ancora perché c'è stato nuovamente un altro appunto in chat in merito a come Franco cita sia la Banca Italia che Cassa Depositi e Prestiti dicendo che è un SPA. In realtà non è proprio un SPA in senso stretto, cioè non ci sono le azioni della Banca Italia o le azioni della Cassa Depositi e Prestiti. In realtà c'è la partecipazione nella governance, soprattutto di Banca Italia, di banche di tipo privato. E in questo senso immagino tu volessi dire è una SPA, immagino. Allora, per quanto riguarda la Banca d'Italia, non ho fatto studi approfonditi da un punto di vista giuridico, ma è una società per azioni, nel senso che ci sono degli azionisti e si sa anche quali quote azionarie sono nelle mani di un soggetto piuttosto che un altro. Scusa, nel senso che parte di capitale e diciamo il 90% del capitale di Banca Italia è detenuto dalle banche private, cioè in questo senso è in mano ai privati. Basta andare sul sito della Banca d'Italia e si vede qual è la composizione degli azionisti. Sì, ci sono proprio andato per vedere nel frattempo, effettivamente il 94% è in mano ad azionisti privati, dove Intesa San Paolo al 30% e via dicendo, ecco, insomma. C'è l'INPS, eccetera. Poi ho visto, per esempio, che per quanto riguarda che c'ha la particolarità questa società per azioni, che la distribuzione del capitale non dà gli stessi diritti per quanto riguarda il peso del voto, cioè qui il peso del voto è distribuito quasi come se fosse una cooperativa, insomma, no? Distribuito in maniera diversa, non so con quale criterio, ma non c'è una corrispondenza. Non è che Banca d'Italia pesa da un punto di vista decisionale il 30%, ma c'è una rimodulazione, no? Però il problema serio della società per azioni è che da un punto di vista giuridico c'è una connotazione tutta particolare, cioè il ruolo della società per azioni è quello di garantire profitto agli azionisti. Questo è il punto di fondo, e che poi ne fa una struttura tutta uguale indipendentemente da quale sia l'oggetto, no? L'oggetto economico. Questo è il grande dramma, appunto, del fatto di aver affidato ad esempio l'acqua delle società per azioni, pur sapendo che dentro, ad esempio, ci sono anche i comuni, no? Ma è lo strumento che non funziona, perché per legge la società per azioni deve garantire profitto agli azionisti. Poi che sia così il benefattore X o che sia il più brutto così imprenditore che punta all'arricchimento personale, è uguale per la struttura, per la società per azioni, lui deve garantire profitto agli azionisti, insomma, per cui ecco, non riesco a capire bene dove sia il problema. Poi sappiamo appunto che c'è anche questa interferenza, un pochino questo intreccio col potere politico, per cui il potere politico è lui formalmente che nomina il governatore della Banca d'Italia con l'accordo del consiglio di amministrazione della banca, però insomma è fondamentalmente una struttura privata. Altre domande, Teo? Ma diciamo che ci sono diverse considerazioni che vorrei. È un po' difficile da riassumere perché esulano un attimino dal discorso che abbiamo fatto finora, si inoltrano già in qualche modo nella cura che invece vorrei comunque conservare per la prossima puntata, eventualmente, per il prossimo discorso, e che rimanga sempre nel canale, se vogliamo, della proposta del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Cioè in questo contesto noi discutiamo con Franco di questa proposta, eventualmente la commentiamo, cerchiamo di chiarirla se non c'è chiaro. Ecco. Quindi Una domanda invece, questa è invece un po' più di base, da Viola, che chiede se lo Stato può nazionalizzare la Cassa Depositi e Prestiti, che invece è effettivamente un SPA, come ci ha
Vincenzo in chat, che è partecipata al 70% Ah, dal sì, tesoro. non c'è il tesoro, certo. Ma sì, infatti, cioè, il problema di fondo della Cassa Depositi e Prestiti è che è stata trasformata in società per azioni nel 2003. Fino al 2003 era un ente di diritto pubblico, era un'azienda autonoma, chiamiamola così, quindi aveva la sua autonomia finanziaria, ma però aveva un rapporto costante così con il governo che ne definiva gli indirizzi e gli usi che doveva fare del capitale. Insomma, il fatto che ci sia stata questa trasformazione genetica, ed è una trasformazione genetica, il fatto che diventi un SPA, per cui indipendentemente da chi è l'azionista, sappiamo che il maggior azionista della Cassa Depositi e Prestiti è il Ministero del Tesoro, però è la logica che è cambiata, ed avendo cambiata la logica, cambia anche la sua politica. No, e infatti, mentre un tempo, ad esempio, la funzione principale della Cassa Depositi e Prestiti era garantire prestiti a tassi agevolati agli enti locali affinché potessero fare tutta una serie di investimenti a beneficio della popolazione, oggi questo non è più il suo ruolo principale ed anzi sappiamo per certo che i tassi di interesse che applica la Cassa Depositi e Prestiti sono i tassi di interesse di mercato, no? E oltre a questo, si è ampliata a dismisura la quantità di funzioni che può svolgere la Cassa Depositi e Prestiti, per cui si sta spingendo sempre di più verso servizi ai privati, no? E non ultimo il fatto che intanto si è cominciato a cambiare tutta una serie di definizioni, per cui si è cominciato a dire che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a dare prestiti anche per progetti ad interesse pubblico, indipendentemente da chi li realizza. E siccome siamo in un momento in cui in nome del debito c'è sempre di più la spinta da parte degli enti locali a realizzare investimenti pubblici non in prima persona, perché questo li costringerebbe ad aprire dei mutui che poi nel bilancio risulterebbero come dei debiti e questo non si può fare perché questo contrasta con il patto di stabilità interno da una parte, con tutti i regolamenti che ha messo l'Unione Europea dall'altra, per cui si rischia di sfondare il famoso 3%, eccetera, 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 sempre di più si ricorre al project financing, che è questa nuova così trovata, no, che sembra che si possa realizzare le opere pubbliche a coste zero perché si delegano al privato e non si capisce poi il privato e come mai lo fa, quasi quasi si potrebbe pensare che lo fa perché è stato così convertito sulla strada di Damasco, quando invece il trucco c'è ma non si vede, e cioè il trucco è che poi il privato mentre da una parte realizza l'opera, dall'altra però ha la concessione dei servizi che possono essere offerti tramite l'opera per 25-30 anni alle tariffe che lui decide di applicare. Se si tratta di un parcheggio, passi, se si tratta di acqua diventa un problema, no? Se addirittura si tratta di un ospedale, la cosa comincia a diventare grave, anche perché questo diventa il sistema per cominciare a preparare il debito di domani degli enti pubblici, insomma. Per cui ecco, il fatto che la Cassa Depositi e Prestiti si orienti sempre di più verso il privato, potenziando anche questi tipi di meccanismi, diventa estremamente preoccupante perché poi appunto alla fine ci rendiamo conto che tutta questa grande massa di risparmio, che è risparmio collettivo, invece di essere utilizzato a beneficio della collettività, rischia di orientarsi sempre di più per finire così nel grande tritacarne del sistema creditizio e del mercato finanziario privato, insomma. Bene, ci sarebbero altre considerazioni e domande nella chat di Leonello ed altre che io direi di conservare per il prossimo giro. Mi sono già scusato tra l'altro con Leonello in chat per averlo trattenuto un attimo, spero non si offenda, così come ad altre persone che sono intervenute. Vai, Quindi Michael. questa sera, in buona sostanza, ci siamo dilungati con piacere perché penso che certi punti li abbiamo chiariti in maniera approfondita, meritavano, soprattutto sulla sovranità monetaria, sul discorso delle banche, sulla BCE, sul fondo di emergenza europeo, eccetera, eccetera. Quindi direi che sono le 22:39 per questa sera. Ci fermiamo qui,
Faremo quindi una terza ed ultima puntata nel quale a questo punto sarà totalmente esclusivamente dedicata alla proposta di uscita. I pilastri sono già stati messi, quindi a questo punto attendiamo di vedere come usciremo secondo il centro nuovo modello di sviluppo, possiamo uscire dal debito. Sarà sicuramente un argomento molto molto interessante, quindi dedicheremo a questo punto l'ora e mezza, le 2 ore a discuterne con Franco e approfondirlo con le vostre domande. Detto questo, io vi ringrazio. Ringrazio tantissimo Franco per la sua disponibilità e la sua chiarezza, come sempre. Il grande regista, il grande gestore di chat, Matteo Salani, e le sue sintesi, la sua capacità di sintetizzare quello che passa dietro allo schermo. Detto questo, vi ringrazio e vi auguro a tutti una serena e buonanotte. Ok, buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.